Ciao a tutti, io sono Francesco Paci e per Passione Viaggio. Sono appena tornato ora dal mio viaggio quotidiano a Bologna, ma prima di lasciarvi al video voglio parlarvi un po' del viaggiare da soli. Sul viaggiare da soli c'è sempre un po' questo tabù che dice che se viaggi da solo sei uno sfigato, non hai amici, che senso ha? Beh, viaggiare da soli, fidatevi che è bellissimo perché non hai orari, non devi stare dietro a nessuno, vedi tutto ciò che vuoi e riesci davvero a entrare nel pieno del posto che stai visitando. Perché per quanto viaggiare in compagnia sia comunque bellissimo e se ne avete la possibilità fatelo, ma viaggiare da solo vi dà quel qualcosa in più, che sia il fatto di arrangiarvi, che sia il fatto che non avete nessun appoggio, ma vi permette di immergervi completamente nel luogo che state visitando. Infatti viaggiare in compagnia vi lascia comunque ancorati alla vostra casa e non vi permette magari di avere quella libertà necessaria a buttarsi per esplorare completamente, non solo come turista, la città o comunque il luogo che state visitando. Quindi ragazzi, viaggiate in compagnia se ne avete la possibilità, ma non preoccupatevi perché viaggiare da soli comunque ci si diverte, è bellissimo e ha comunque anche i suoi vantaggi. Vi lascio al video. Buongiorno amici, oggi destinazione Bologna, sono circa le 8:30, sono appena svegliato, però carichissimo, ho deciso ieri di fare questa avventura e sono da solo a sto giro, quindi vediamo un attimo anche com'è viaggiare da solo. Sinceramente è il primo viaggio che faccio abbastanza lontano da casa, da solo, non mi era mai capitato di andare così lontano, però questo mi carica e basta in realtà, mi spaventa ovviamente un po'. Ma c'è anche tanta tanta eccitazione. Tra l'altro, non importa neanche dirlo, ma sono super in ritardo perché ho il treno fra 5 minuti e ne manca 10 di camminata. Bene, ovviamente il treno l'ho perso e quindi aspetto mezz'ora. Ok, dopo 2 ore di treno ce l'abbiamo fatta arrivare. Adesso vado, inizio nella Piazza Maggiore, che è la piazza principale, la più grande di tutta Bologna, dove là ci sarà la Basilica di San Petronio, che è il patrono di Bologna, e inoltre una statua molto importante, quella di Nettuno, ma vi spiego tutto quando arrivo. Comunque si respira subito l'aria di grande città, nonostante sia in fin dei conti molto antica. Bellissimo, non so se si vedeva, era diciamo un memoriale per Giovanni Falcone durante la strage di Capaci e penso fossero quelli lì i resti dell'auto dopo l'esplosione, immagino, molto bello. Questa che vi ho fatto vedere adesso è la statua di Nettuno, che fu costruita per diciamo simboleggiare la forza papale del papato. E piccola particolarità, non so se avete notato, il tridente fu poi riusato dalla casa automobilistica Maserati, che riprese appunto il suo simbolo da questo tridente del Nettuno. Questa comunque è la Basilica di San Petronio, il santo patrono della città. Pensate che originariamente era stata progettata per essere la più grande basilica, la più grande chiesa di sempre. Ovviamente nella storia è stata superata. In più ho scoperto che è stata di iniziativa popolare, cioè i cittadini addirittura si sono autotassati per farlo costruire. Poi, dato che è immensa e i lavori non sono mai stati finiti, è stata ripresa poi in seguito. Comunque l'ingresso dovrebbe essere libero, quindi adesso proviamo a entrare. Comunque wow, no, non mi aspettavo fosse così grande, tra l'altro bellissima oltretutto. È composta sui lati da varie cappelle e la seconda da sinistra viene chiamata la Cappella di San Petronio, dove appunto dovrebbe esserci insomma la tomba del santo patrono di Bologna. Comunque adesso sono tornato alla piazza di Nettuno, dove c'è la fontana, per farvela vedere meglio e da un punto di vista molto particolare. Se ci mettiamo in un certo punto dietro la statua,
la curiosità è che possiamo notare una certa particolarità di Nettuno, diciamo così. Ok, dato che sto morendo di fame, adesso ci avviamo a quello che è il mercato centrale, che viene chiamato il quadrilatero, dove dovrebbe esserci davvero pieno di cibo e di specialità del posto. Ok, dopo essermi mangiato un bel panino con la mortadella bolognese, ovviamente, adesso entro in questo santuario che si chiama Santa Maria della Vita e dentro c'è praticamente una scultura in terracotta che ha il nome di Il compianto sul Cristo. Ora è bellissimo, andiamo a vederlo. Ragazzi, quest'opera è davvero impressionante, cioè il realismo con cui tutto è stato fatto è davvero pazzesco, ma è una roba incredibile, bellissima. L'opera ovviamente rappresenta il compianto di Cristo dopo che è stato tolto dalla croce e vengono rappresentate le varie figure più importanti, no? Della vita di Cristo. Ok, adesso andiamo a vedere le principali due torri di Bologna, la Torre degli Asinelli e Torre Garisenda. Torre Garisenda è chiusa, non si può salire, Torre degli Asinelli si potrebbe salire, però voglio evitare perché secondo i bolognesi porta sfiga agli universitari. Dicono che se la sali tutta fino in cima non ti laureerai mai, quindi voglio evitare. Vi ho spiegato i motivi per cui non saliremo, quindi questo. Come avete visto davanti, in mezzo, c'è una statua del patrono di Bologna che sta lì per proteggerle. Bene, prossima tappa, Museo della Musica, che contiene un sacco di manoscritti, oltre che a strumenti musicali. E per chi non lo sapesse, contiene anche la copia originale di un compito che Mozart stesso fece qua a Bologna. Infatti, per chi non lo sapesse, Mozart studiò per un periodo della sua vita qua a Bologna. Non vedo l'ora perché, dato che io sono un super appassionato di musica, suono comunque da una decina di anni, insomma la musica mi ha sempre circondato, non vedo proprio l'ora. Penso sia una delle tappe più belle che faccio oggi. Bene, direi che mi è andata perfettamente perché gli studenti non pagano, quindi oltre ad essere una tappa per me importantissima, non pago neanche, perfetto. Wow, il museo è finito, davvero bellissimo. Non ho altre parole,
Nonostante si capiva usare della musica, c'era un silenzio abissale che però faceva parlare tutte le opere che c'erano dentro, addirittura ritratti di Mozart, uno dei pochi autentici, addirittura i compiti, no? Come avete visto, di Mozart, Vivaldi, un sacco di gente che ha fatto la storia. Ok, l'ultima tappa del tour era la Piazza delle Sette Chiese, che era un complesso bellissimo di chiese tutte dentro un unico edificio, però l'ho trovato chiuso, quindi niente. Direi che abbiamo visto tanto e abbastanza, tutto molto bello. Quindi niente, spero il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Bene, se ti è piaciuto il video sappi che ne ho fatto uno di recente su Siena, una delle città più importanti toscane. Dagli un'occhiata se hai tempo.